ancora con sto coso. Non riesco a mettere. Dice che cosa? Il bracciolo, un bracciolo per due, due uomini e un bracciolo. Ogni volta ci mette tre quarti di gomito lui, ci vado appoggio io e vado lui. Ragazzi, dobbiamo fare la nostra reaction alle prediction d'inizio anno sulla classifica Assistman per la Serie A 2023-2024. Ho paura. Preparatevi, perché qui sapete come funziona, no? Vince chi fa più punti, ma per far punti devi beccare un calciatore che ha fatto un tot di assist esatto. Se no, se va a pescarto e vince chi ha fatto meno scarto. E se avete fatto le vostre prediction anche voi sotto i nostri contenuti a inizio stagione, andateli a recuperare, perché vogliamo anche i vostri punteggi qui sotto nei commenti. Bentornati. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Io ve lo dico immediatamente, ci avete due modi per sbloccare il prossimo episodio, la prossima reaction alle innumerevoli prediction che abbiamo fatto. 5.000 mi piace, nell'esatto momento in cui arriveranno avrete sbloccato questo contenuto, oppure l'obiettivo iscritti che vi ho messo all'inizio di questo video, entro l'orario prestabilito. C'avete due modi, dipende tutto da voi, mi raccomando approfittatene, soprattutto se non siete ancora iscritti e ci seguite sempre. Attivate le notifiche così ogni volta che pubblichiamo qualcosa restate sempre aggiornati, soprattutto adesso col calciomercato che sta per entrare nel vivo. Altro canale di calcio, canale Extra Calcio, tutti i canali li trovate in descrizione o compariranno come sempre qui durante il video. A prescindere dall'esatto numero di assist, prendiamo le prime 5 posizioni degli assistman di Serie A, li andiamo a confrontare con quelle che sono state le nostre prediction, vediamo se abbiamo indovinato qualcosa. Andiamo a dare anche gli scarti, quindi preparatevi, tenetevi caldi. Quinta posizione in classifica, nella realtà dei fatti ci è arrivato Pulisic con 8. 8, ma sono un bel po' di assist se vai a guardare. Molti. Parecchi giocatori che hanno dispensato assist a destra e manca. C'è anche De Ketelaere in realtà, con gli stessi assist che non menzioneremo perché subito sotto alla sesta. Ok, chi ci hai messo tu alla quinta posizione in classifica e con quanti assist? Gli assist sono proprio 8. E ce ne può fregare di meno? Però ovviamente il giocatore non è quello, ci ho messo Berardi. Ti sei andato a guardare quanti assist ha fatto Berardi e quanto scarto hai fatto? 3, ha fatti. Quindi scarto dei 5. Ok. Io ci ho messo un giocatore da Lazio. Pensavo potesse fare le nonne e le zie, ci ho messo Camada. Ah, pensavo Luis Alberto, ho detto magari. No, addirittura, infatti, ci ho messo Camada. Ce ne ho messi 7. E nella realtà quanti ne ho fatti? 2. Vai, scarto dei 5, stiamo a 4. Quindi partiamo subito a cannone. Questa finisce in parità, finisce sempre con lo stesso scarto del merda. Proprio, sì sì. Quarta posizione in classifica, senti. Cioè questa è una classifica marcatori, non è una classifica assist. No, ma soprattutto un altro giocatore del Milan. Ma soprattutto Olivier Giroud. Mamma mia. Olivier Giroud è un attaccante. Giroud 8 assist. Sono tantissimi. Per quanto poi si sacrifica tanto per la squadra. Me lo potevo aspettare tra i primi 10, 12, 15 calciatori, ma non tra i primi 5, addirittura la quarta posizione. Mazza. 8 assist anche per Giroud. Nella realtà è così, tu chi ci hai messo? Sempre con 8, Kostic. Quanti ne ha fatti? A metà, ne ha fatti 4. Mamma mia. Mamma mia, ma pure io ci ho messo un giocatore del Milan. Ma un giocatore del Milan non ha giocato praticamente mai. Chi è? Che non ha giocato praticamente mai. Sulla destra. Che io quando è arrivato ho detto sarà lui il titolare. Ragazzi, un altro scarto dei 5 ne ha fatti 3. Io gli ho messi 8. Tu? Io 4. Te devo recuperare a sto punto proprio con le unghie e con i denti. Tu avevi fatto scarto dei 5 di nuovo. Tu 10 a 9. Mamma mia. Terza posizione in classifica nella realtà dei fatti. Questo in realtà ce lo potevamo aspettare. Io non ce l'ho schiaffato nel calderone. Ma Mkhitaryan, 8 assist pure lui. 8 assist anche lui. Chi ci hai messo tu la terza posizione in classifica? Ho sbagliato il calciatore perché la squadra è quella. Ho messo il compagno del reparto che sta sulla destra. Barella, ragazzi. Sta poco poco più sulla destra rispetto con quanti? Con 9. Barella ne ha fatti 3 di assist quest'anno. Ma che gli è successo? Quindi 6 di scarto. 6 di scarto.
6 e vado a 15. Io pure ci ho messo un giocatore dell'Inter che sta molto vicino a Mkhitaryan. Sulla sinistra? Tu ci hai messo Di Marco. Con Quanti 9. ne? 9 totali e quanti ne ha fatti? Ma fatti 6. Scarto dei 3. Scarto dei 3, quindi me vai. Zitto, non lo dire. Posizione successiva. Sì, però qua c'è un problema grave per me. Mo che guardo bene. Mamma mia. Nella realtà, la seconda posizione in classifica c'è Paulo Dybala, che ha dispensato 9 assist in questa stagione di Serie A. Tu chi ci hai messo alla seconda posizione in classifica e con quanti assist? Con 10 assist, Chi? Leao, che ne ha fatti 9. Che sta alla prima posizione in classifica. Lo Scarto di 1. sapevo. Io ho scioccato clamorosamente una tua scioccata. Già di per sé clamorosa, ma io l'ho peggiorata. Ci ho messo Kostic, che n'ha giocato Mai, praticamente mai. ha giocato mai. Che l'anno prima aveva Quanti fatto un ce ne sacco. messi Ne però? ho messi 10. 10. E uno Ci ho schede scarto 6. di 6. Perché ne ha fatti 4, ragazzi. Ne ha fatti 4. Abbiamo già svelato la prima posizione in classifica. C'è Leao, Un in altro del realtà Milan, cioè è il del tridente Milan. offensivo del Milan. Dei titolari, Leao, Giroud, Pulisic, ragazzi. Incredibile, hanno fatto l'assist l'uno con l'altro, sono fatto. È incredibile. Leao ne ha fatti 9, per carità, a pari punti, a pari merito con Dybala, se Sì. andiamo a guardare, lo riportano primo, lo mettiamo primo anche noi. Ma chi ci ha messo dalla prima posizione in classifica con quanti assist? Con 12, quindi Sì. ho alzato un po' troppo l'asticella. Sì. Io Kvaratskhelia. pure con gli stessi assist. Cioè, io non vorrei dire nulla. Io faccio meno 5, meno 5 e meno 10. Meno 6 e meno 12. Quindi sto a meno 22. Meno 3, io faccio meno 25 in totale. Di scarto di assist. Ci ho messo 25 assist in più che non sono mai stati fatti. Non ho beccato manco un calciatore, ovviamente. Tu? Io Hai fatto meglio di me, faccio c'hai meno uno, c'hai. 16-22. No! Sugli assist. No, sugli assist io Sugli tutti. assist. Ragazzi, io vado a memoria, ma mi ricordo che tutti gli anni tu mi batti sempre sugli Sugli assist. assist, sì, è Io vero. te batto magari sui gol, ma sugli Sugli assist io assist. non ci piglio mai contro Sì, è di te. vero. Eppure quest'anno nello scarto, quest'anno non hai beccato niente manco tu in realtà, ma nello Ci sono scarto, andato vicino con Leao. ma io pure non è che te ci sono andato tanto lontano, No, tu no, con Leao infatti. infatti hai salvato la situazione, perché Me la probabilmente sono se no salvata avrei proprio con vinto io, quello. li mortacci tua che so pure i mia. Meno male. Sì, meno male sta ceppa di Meno pene. male. Dai, grazie per la visione di questo contenuto, sapete quello che dovete fare per altre reaction alle innumerevoli prediction. Alla prossima. Con Ciao un nuovo ragazzi. video, ciao!